buongiorno e bentornati a casa mia. Con Genova alle mie spalle, l'estate che sta per finire e l'autunno che è alle porte, vi invito a provare il Sylvaner, uno dei vitigni preferiti dal mio compagno, che dà appunto il nome al vino Sylvaner. Pensate che in Italia ricopre soltanto 70 ettari più o meno in Alto Adige, dove ha trovato la sua terra di elezione, e praticamente rappresenta l'1,2% degli ettari vitati dell'Alto Adige. In realtà in Germania, in Alsazia, è uno dei vitigni che fa da padrone insieme al Riesling, al Gewürztraminer eccetera, e che viene vinificato sia in purezza che in assemblaggio. È un vitigno che diciamo così è della stessa famiglia del Kerner, del Müller Thurgau, del Gewürztraminer, quindi in questi vini ritroviamo sempre questi profumi fruttati e floreali molto intensi. Nello specifico oggi beviamo e assaggiamo quello della cantina Rottensteiner. Nato nel 1956, è una cantina che a Bolzano ricopre un ruolo di eccellenza per la sua rigidità, per il suo rigore, sia in cantina che in vigna. Una cantina che io ho avuto la fortuna di conoscere, che è portata avanti da ormai credo che sia questa la quarta generazione, che realmente produce il vino con serietà, con disciplina e con metodo, e il metodo, come sapete, ripaga sempre. Io ho avuto la fortuna di assaggiare tutti i loro vini e sono tutti a un livello qualitativo veramente molto alto. Veniamo alla degustazione tecnica di questo vino. Allora, come potete vedere, il colore è un giallo paglierino, bello limpido, un giallo paglierino. Veniamo alla parte olfattiva. Allora, come vi dicevo, il Sylvaner spicca per queste note di frutta bianca. Nello specifico, questo ha queste note di pesca. La pesca, la tabacchiera nello specifico, quella un pochino, quella appiattita, una nota agrumata di pompelmo e un sentore erbaceo, balsamico, forse un accenno mentolato. Veniamo alla parte gustativa. Allora, questo è un vino veramente molto fresco, lascia la bocca in condizioni perfette, ha una persistenza molto lunga, una bellissima sapidità e gioca su queste note di acidità e freschezza che lo rendono veramente perfetto per ogni situazione di fine estate, quindi dall'aperitivo a una cena a base di pesce. Io stasera lo abbinerò a un'orata al forno con le patate. Un vino giovane, un vino intelligente, un vino senza eccessi di nessun tipo, rimane semplice, puro, come dovrebbe essere. Un applauso quindi alla cantina e una buona bevuta anche a voi. Cin cin.